capitale di Urbino con uno spettacolo veramente luminoso in questa piazza che è stata veramente piena di gente con qualche piccolo problema iniziale, ma penso tutti si siano divertiti. Penso anche che l'amministrazione sia contenta di questo inizio. L'amministrazione è contenta, ma ciò che conta è che sia contenta la città e si siano contenti quelli che sono venuti a vedere lo spettacolo. Devo dire che la piazza è piccola o la gente era tanta, eravamo davvero tantissimi. Credo che l'intento era quello di ridare dopo i 2 anni di pandemia la voglia di festeggiare insieme. Questo intento mi pare che sia più che riuscito, quindi aspettiamo di replicare il 17 invitando tutti ad essere presenti. Si sono accese le luci in città nonostante, diciamo, un'attenzione per questo Natale, però direi che non è mancata luce in questo tardo pomeriggio. Sì, non è mancato, nonostante un Natale che avevamo voluto fare sobrio per quanto riguarda le luminarie sia in città che nel territorio, contenute alle poche luci che abbiamo installato, però lo spettacolo questa sera bellissimo ci fa riscaldare i cuori e spero che faccia riscaldare i cuori di tutti voi, delle vostre famiglie e dei vostri bambini soprattutto. Questa sera abbiamo visto degli spettacoli bellissimi con la partecipazione appunto dei bambini che cantano, è veramente stata una cosa emozionante. Quindi Urbino, anche se sono 2 anni che purtroppo non abbiamo potuto più realizzare il Natale come magari facevamo fino al 2019, siamo tornati finalmente a fare uno spettacolo, le luci in piazza, con le nostre stelle che sono uniche, e quindi invito tutti i cittadini del nostro territorio e oltre a venire a visitare Urbino sotto queste feste. Ci saranno altri spettacoli le domeniche, il 17, il 23, e quindi ecco, sicuramente avrete modo, se volete, di venire a vedere questo grandissimo spettacolo di persona. Preside, siamo qui in piazza, è partito il Natale della città di Urbino, tantissimi i bambini, i ragazzi e i genitori presenti. Beh, veramente tanti, anzi troppi probabilmente, è stata una serata bellissima. La cosa più importante è che i bimbi tutti, dall'infanzia alla secondaria, si sono divertiti. Questa sera si sono esibiti in canzoni che hanno preparato, in balletti, e un corpo abbastanza importante di 66 alunni delle classi prime della secondaria, diretti dal professor Zanchi Mancini, hanno sperimentato una canzone dal vivo. Non è facile dire, però la cosa più bella è proprio questa, la partecipazione ritornata dopo un triennio di pandemia, e questa è la cosa più importante e noi siamo felicissimi. Diciamo un'attività che ci consente di far sperimentare a questi bambini, a questi ragazzi e queste ragazze che cos'è veramente suonare dal vivo, anche in delle situazioni che delle volte possono avere degli imprevisti, perché sono gli imprevisti che poi sviluppano anche delle volte quella capacità di reagire. Ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di fare in modo di coinvolgere questi ragazzi al meglio. Io sono molto soddisfatto di quello che ha fatto l'orchestra e anche di quello che ha fatto il coro. Ci sarebbe piaciuto, chiaro, riuscire ad avere una condizione audio un pochettino migliore, ma ci lavoreremo anche per riuscire a fare. Chiaramente, ecco, però bisogna dire una cosa bella, stanno per arrivare una serie di appuntamenti imperdibili. Il primo, l'8 di dicembre alla chiesa di Canavaccio alle ore 17:30, quando anche con il professor Scaramuzzino, e poi abbiamo il 20 al Teatro Sanzio, che è una cosa imperdibile. Lì veramente, anche dentro un teatro, abbiamo veramente anche l'opportunità di far sentire veramente bene la qualità del lavoro che viene fatto anche da tutti i miei colleghi, che voglio salutare e voglio ringraziare. Tantissimi i bambini presenti, un clima natalizio che torna per questo inizio di dicembre che durerà per tutto il mese. Un'emozione unica di un Natale che non ti aspetti, che è marchiato Urbino. Quindi veramente siamo contentissimi per quello che è successo, perché la piazza oggi era veramente gremita di persone, di bambini, e le famiglie erano tutte molto emozionate. Quindi uno spettacolo unico, una magia indescrivibile. Inoltre da oggi, 4 dicembre, parte la Lotteria di Natale, una novità per la città di Urbino. La Lotteria di Natale, quindi affrettatevi a fare i vostri regali di Natale nei negozi di Urbino e in cambio riceverete un buono. Vi ricordo che i premi sono una bicicletta mountain bike, una bici per bambino, una lampada da tavolo Elcom, un bellissimo cesto di prodotti biologici di Terra Bio e anche dei prodotti professionali per la pulizia della casa, Midor, e in ultimo un beauty make-up targato Eva Garden. Quindi venite ad Urbino, fate i vostri regali qui e il 25 sorteggeremo la fortuna di qualche urbinate.